Ciao a tutti, benvenuti al nuovo video, nuovo gioco. Nuovo, vabbè, si fa per dire chiaramente perché qui si parla sempre di giochi molto vecchi, anche se questo in effetti è abbastanza recente per questi standard. Un po' difficile, ma appunto l'idea originale, sempre questo appunto, è un intercalare che non riesco a togliermi. Ma in questa serie io ho intenzione di ripercorrere, come già spiegato nella prima o seconda puntata, che era Test Drive e non mi ricordo già più cos'era la seconda, forse Prince of Persia. Dicevo, sì, voglio ripercorrere idealmente il mio percorso dal primo gioco che ho avuto, che ho giocato, fino a, insomma, ai tempi moderni. Questo è un gioco che, come avrete intuito, comunque dalla thumbnail o dal titolo del video, prodotto da una software house molto famosa, soprattutto in tempi recenti, e anche se difficile, però io ci ho giocato veramente tanto perché è bello, è molto complesso, ha comunque una bella grafica. E beh, insomma, dai, avete già visto, avete già capito che sto parlando di Blackthorn, pubblicato da Interplay, ma sviluppato dalla Blizzard Entertainment, originariamente per Super NES nel 1994, mentre poi è stato convertito per MS-DOS, Mega Drive, Amiga e forse qualcos'altro. Io presento la versione MS-DOS pubblicata nel 1996. Blackthorn, una storia di vendetta. Vendetta, perché? Eh sì, perché? Adesso intanto faccio partire il gioco e direi che è così. Ok. Blackthorn, che magari si accende anche un po' di musica qua. Bam! Subito il logo della Blizzard sparato di sangue. Perché Vengeance? Perché è la storia della vendetta di parto. Già schiacciato su, ho già sbagliato. Fantastico. La storia della vendetta di Kyle, che è il protagonista. Ma io così quasi direi new game e direi di partire subito. C'è una presentazione lunghissima, ma fatta molto bene. Tra l'altro, ottima grafica. Questo contrasto fra il blu e il rosso è fantastico, ricorda un po' Monkey Island 1 in VGA. Vabbè, insomma, Blackthorn è la storia di Kyle e del suo pianeta, non mi ricordo come si chiama, attaccato da degli alieni invasori. Il padre di Kyle, il re appunto, decide di far fuggire suo figlio sulla Terra. Passato un po' di tempo, lui ritorna al suo pianeta natale, qui non ricordo sempre il nome, ok, e se lo ritrova completamente conquistato da questi alieni, con i suoi connazionali, insomma gli abitanti del pianeta, che sono resi schiavi e messi anche non tanto bene dagli invasori. Quindi lui vuole giustamente vendicarsi dagli invasori, per cui torna e cerca di fargli un molto 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 male. E noi dovremmo aiutare Kyle nella sua missione, e appunto ha sempre questo appunto, e riuscire a sconfiggere alla fine, proprio di vari livelli, il tiranno e quindi diventare a tutti gli effetti poi il re di questo pianeta, che il nostro padre secondo me non ha fatto una bellissima fine. Questa grande linea della storia raccontata benissimo, d'altra parte come siete abituati al mio ma parliamo della parte tecnica di Blackthorn. Blackthorn è bellissimo perché innanzitutto ha questo movimento rotoscope simile a Prince of Persia o Flashback.
i colori sono usati molto bene. I comandi, secondo me, si vede che il gioco è nato prima per Super NES, perché utilizza un discreto numero di tasti e sul computer si fa un po' fatica, perché parliamo appunto un po' della parte più tecnica. Beh, innanzitutto, come ci ricorda il gioco, questo è molto lungo, per cui avremo bisogno di numerose password per avanzare nella nostra avventura. Se noi andiamo con la freccia in su, andiamo a parlare se premiamo la freccia in su, andiamo a parlare con i poveracci che sono incatenati, morenti a queste pareti. Stiamo partendo, diciamo, in questa sorta di miniera, poi andiamo avanti su e su, sempre più in alto, per sconfiggere il mega tiranno. Dicevo, appunto, si vede che è nato per Super Nintendo, perché utilizza dei... Si vede che è stato pensato per un controller che ha più tasti, i tasti messi in maniera molto comoda, in maniera molto comoda. Ma ce la si fa anche con... ce la si fa anche con la tastiera, magari un Gravis Gamepad potrebbe aiutare. Come poi ricorda anche un po' Wonder Boy Monster Land, perché alcuni abitanti ci danno anche dei consigli molto utili. In questo caso qui, questa è apparentemente una strada senza uscita, ma se noi andiamo a chiedere, dici: guarda che alcune cascate dietro di loro hanno dei passaggi segreti, guardali attentamente. Per cui adesso sono uscito tantissimo, ma sono già morto. Molto bene. Ma c'era il punto, il checkpoint, quindi non ce la farò mai. Ecco, quindi anche se non sono poi così bravo a giocare, però insomma Blackthorn secondo me merita tantissimo. L'unico problema per me sono i combattimenti. Perché? Innanzitutto, beh, insomma, già vediamo gli orchi che poi verranno ripresi da Blizzard in un gioco che forse qualcuno l'avrà sentito nominare, cioè Warcraft. Ma diventa il combattimento è abbastanza tattico, un po' la Punch-Out, nel senso che la maggior parte delle volte dobbiamo stare... Adesso qua mi dirà che sotto le cascate c'è qualcosa, quindi scendo. Non c'erano cascate di qua, no. No, mi sembra. Controllo, perché sono anche un po' rincoglionito, d'altra parte l'età è quella che è. No, infatti, perché dopo là c'è quello attaccato. Perso il filo. Vabbè, insomma, bisogna... è una cosa molto, molto tattica il combattimento, perché la maggior parte del tempo lo passiamo non a sparare, ma a stare appostati. Io quasi quasi però una pozione me la berrei. Con e bevo, utilizzo, continuo, c'è da voler continuare. La maggior parte del tempo lo... Ma no, ma... Sì, bravo. Lo passiamo stando appoggiati alla parete. Ci appoggiamo alla parete, il nostro nemico farà altrettanto, chiaramente. E quando è che andiamo ad attaccare? Quando il nostro avversario fa l'animazione della carica dell'arma. Perché in questo gioco l'arma viene ricaricata automaticamente non appena finisce di sparare il suo colpo o la sua raffica di colpi. Quindi diventa una cosa abbastanza strategica, perché appunto dobbiamo stare molto attenti. Quindi stiamo appostati, adesso però questa qua me la bevo. Stiamo appostati, aspettiamo che il nostro nemico esca allo scoperto per spararci, dopodiché noi con abile mossa lo
come inizia a ricaricare la bomba, come inizia a ricaricare. Vabbè, così quasi questo qua lo salto, così almeno sono a posto. Usciamo lo scoperto e spariamo. C'era qualcos'altro che volevo dire? No, il gioco è molto molto crudo, molto violento, come si può, come possiamo vedere, il sangue scorre a fiumi. Adesso qui mi trovo questo affare qua, ma io quasi quasi gli sparo una bomba. Beccati questa. E muore spiattellato. Qui c'è una chiave del ponte. Questi qui purtroppo sono i nostri... Mi dà una bomba. Potevi usarla con il tuo coso. Va bene. I nostri... Quelli che saranno, diventeranno alla fine... Sto registrando, sì. La fine è quelli che diventeranno i nostri sudditi, in pratica. Se solo avessi una bomba... Allora, quello giù ha detto, se solo avessi una bomba potrei scappare dalla guardia. Quello su di sopra, tieni questa bomba. C'è della mancanza di comunicazione fra colleghi. Si vede anche, già Blizzard l'aveva intuito. Adesso io qui so già che ci sarà qualcuno di qua. Io esco, vado col mio fucile. No, qui c'è una, vediamo un po' se dietro questa... No, qui non c'è niente. E noi comandiamo quindi questo personaggio che sembra un po' il Jack Burton della situazione, e comandiamo male ovviamente perché appunto io non sono in grado. Per i livelli che sono 15 mi pare, comunque sempre più difficili, uno più difficile dell'altro. Cosa interessante appunto è la password che ci viene fornita. Se vuoi fuggire fai esplodere il generatore con questa bomba, un'altra bomba, ok? Molto bene. La cattiveria, potrei anche sparare questo qui e porre fine alle sue sofferenze. Quasi quasi lo farò. Estraggo l'arma. E bam, con questa mossa da macho fine anni 80. Qui c'è un'altra cascata, ma non serve. Devo stare attento a non beccarmi il backfire. Qui che dice? Ah... Vabbè, loro sono intrappolati da questi campi. Opla. Un sacco di livelli molto difficili e... Quello magari doveva dirmi qualcosa di importante. E adesso muoio. Va bene, ma io direi che la partita può anche finire qui. Give up. Sì, potrei farvi vedere altri livelli, ma dovrei avere le password che, volendo, ho. Noi possiamo dare un level 7, per esempio, che sarà difficilissimo. Vediamo cosa ci dice. Allora, la grafica è fantastica. Le cascate, io con le cascate... In Color Cycle, da dopo Indiana Jones e The Fate of Atlantis, appunto quelle cascate lì sono veramente, veramente eccezionali. Io non so anche lì che livello, che cosa ce gli ho dato? Per il livello 7, mi fanno già... Ah, questo si è zombificato! La cosa interessante è che... capire quanti colpi da lui. Qui c'è una foresta, una sorta di Another World, direi. No, 2, 3, adesso 2 infatti, 4. E quasi quasi gli tiro una bomba. No, sono morto subito. Comunque gioco molto semplice, appunto i Souls-like dei Prince of Persia. Bene, le password sono facilmente recuperabili su GameFAQs, per esempio, per cui se volete cimentarvi in questo platform che per me è un po' ostico, però comunque merita, è fatto molto bene, prego, è tutto vostro. Io vi ringrazio per aver visto la puntata, vi do appuntamento alla settimana prossima con un altro gioco.
Dovrei vedere la scaletta, non mi ricordo cos'è, ma sicuramente farò l'ennesima figura barbina. Ci siamo? Ci siamo. Ciao!